Bentornato sul canale, è momento dei prodotti top del 2015. Abbiamo una carovanata di roba, dobbiamo andare come treni, quindi come treni. Quindi ciuff ciuff, let's go. Partiamo con primer viso. Allora, prima di scoprire il Nivea Men Aftershave Balm, quindi balsamo dopo barba sensitive con 0% d'alcol. I miei primer preferiti sono stati questi due, cioè il Professional della Benefit e Le Clamino Instant Light Radiance Boosting Complexion Base della Clarins. Quindi questi sono stati i miei primer preferiti. BB cream preferita, ma non c'è nemmeno da chiedermelo perché è lei ed è ancora lei, è della Dior Skin Nude BB cream della Dior. Io non so se cambierò mai questa BB cream perché veramente un rapporto d'amore profondo tra me e questa BB cream. Anche se so, per esempio, che la mia amica Sara mi ha detto che sulla sua pelle secca non si è trovata bene, quindi strange. Ma per me rimane la BB cream della vita. Parliamo di fondotinta. Nella prima metà dell'anno mi avete visto usare tantissimo il liquid skin. Guardate, si vede che non lo utilizzo da un po'. Non è nemmeno mescolato. Non lo utilizzo da un sacco, però per la prima metà di tutto il 2015 utilizzavo solo questo. Poi ho utilizzato e ho scoperto il fondotinta sublime della Puro Bio, che ho nella colorazione 03 e 02, che è quella che si matcha meglio con me adesso. E il fondotinta che utilizzo per tutti i giorni è il Blemish Remedy della Bare Mineral nella colorazione Clearly Pearl numero 02. I miei correttori preferiti, ragazzi, veramente devo andare veloce, 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 veloce. Correttori preferiti, Prolonger di MAC, amato. Oddio, mi sono dimenticata una. L'ho finito. Cioè, mi stavo per dimenticare di menzionarvi il Naked Skin della Urban Decay, che è stato un altro dei miei, veramente dei miei correttori preferiti durante l'estate. Adesso come colorazione un pochettino scuretto, è il correttore che utilizzo per tutti i giorni, finisco, compro, ricompro, è stato l'Instant Anti-Age della Maybelline. Poi continuiamo con la base Cipria, che però mi ha fatto anche la fondotinta minerale, è stato lo Studio Fix, sì, NW22, non so perché è un NW, perché io sono un NC. Comunque di MAC e altre cipre che utilizzate, di nuovo si riconfermano la polvere di riso della Repo, l'Invisible Powder di Kiko e l'Essence All About Matte, che vorrei farvela vedere perché, cioè, cade a pezzi, è disintegrata. L'abbiamo distrutta. Poi, primer occhi, se riesco a prenderlo. Finito Eden della Urban Decay, ho riscoperto il mio amore per lo Shadow Insurance della Too Faced. Passiamo agli ombretti. Allora, ombretti barra palette. Per quanto riguarda le palette, io quest'anno, a parte l'ultimo mio amore, che però veramente è degli ultimi 5 giorni di dicembre, quindi non si può classificare del 2015, dai. Per la Urban Decay Gwen Stefani Palette, io quest'anno non ho comprato neanche una palette. Vuoi perché sono arrivate loro? Ragazzi, io le Lazy Palette, cioè, è amore, è amore. Io le adoro, cioè, è un sistema di organizzazione fenomenale, intelligente, pratico, veloce. Potete farvele come diamine vi pare. E secondo me sono fantastiche. Questa qua, per esempio, l'ho fatta con tutte le robe per il viso. Questa è tutta di ombretti caldi, questa invece è tutta di ombretti più freddi. Questi qua invece sono gli ombretti della NABLA. E per quanto riguarda gli ombretti, sicuramente una scoperta grandissima sono stati gli ombretti della NABLA. Questi alcuni sono più giovani, diciamo. Ce l'ho da meno tempo, però per esempio Petra ce l'ho dall'inizio dell'anno e lo amo. Daphne 2, Caramel, come si chiama quell'altro? Vabbè, non me lo ricordo, comunque un altro ce l'ho. Il mio amore per gli ombretti di NABLA veramente durerà ancora tanto se la formulazione continua ad essere questo, se migliora anche meglio. E sempre a NABLA va veramente una menzione d'onore per quanto riguarda, anche se sono una scoperta sicuramente più recente, i cream shadow. Io ho Husky, Berkey, Dandy e Supreme.
li adoro tutti e quattro, veramente non ce n'è uno che non mi piaccia. Continuo ad andare avanti con gli occhi. Mio compagno per tutto l'anno, non mi ha mai tradita, è stato l'iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Hour nel color 01 Black, cioè il mio eyeliner preferito. E lui costa poco, fantastico, si trova anche al supermercato, meglio di così, ma che devo. E matite, alcune le avete già viste, altre no. La mia matita nera preferita continua ad essere Smolder di MAC. Matita bianca della NYX, questo è il Jumbo Eye Pencil numero 604 Milk. Come matita color burro, burro di Collistar, viva l'originalità! Burro di Collistar, continuo con quella rosa chiara che è sempre la Catrice Eyebrow Lifter nel colore 010 Lift Me Up Scotty. E la scoperta di quest'anno è stata questa matita della Avon Super Shock Gel Eyeliner nel colore Silver, che ho utilizzato tantissimo da applicare proprio qua nell'angolo interno. Mi è piaciuta tantissimo per dare un punto luce bello bello forte, bella, proprio bella questa matita, mi è piaciuta un sacco. Tre mascara, non è una novità se avete visto i miei ultimi video, perché l'avevo già annunciata, la mia top 3 dei mascara. Deve rientrare assolutamente il Better Than Sex per un effetto decisamente più dramatic, molto dramatic, perché fa le ciglia belle finte, belle folte, voluminose, mi piace un sacco. E direi che come effetto si trovano alla pari il Ciglia Sensazionali di Maybelline, ma come prezzo non tanto, e le Volume de Chanel, di Chanel, per l'appunto. Sono due mascara strepitosi che definirei tutte e due all in one, cioè fanno tutto dall'effetto più naturale all'effetto ciglia finto, volume, yeah, vieni a me, potere del volume. Top 3 dei mascara. Poi continuiamo con le ciglia finte. Quest'anno per me è stato proprio l'anno delle ciglia finte, specialmente da quando lavoro anche di sera. Venerdì e sabato sera mi piace un sacco mettere le ciglia finte, c'è anche oggi. Non si sarebbe mai detto, vero? Chi è che ha pensato che queste fossero o potessero essere le mie ciglia naturali? Credo nessuno. Comunque, queste qua sono della Make Up Forever, ve le farò vedere più avanti. Vabbè, le state vedendo anche adesso, ma la scoperta, il mio grande amore, purtroppo però sono andate fuori produzione Essence, ti prendo a cazzotti, sono state le Frame for Fame numero 05 Natural Effect Lashes con la colla, sempre della Essence, fantastiche tutte e due. Adesso la Essence ha eliminato queste e messo in commercio queste, che sono le Lashes to Impress nel numero 03 Half Lashes, che sono per l'appunto queste qua, che sono solo la fine, solo la lunghezza finale, che però comunque mi piacciono, metti a fuoco, che però comunque mi piacciono moltissimo. Quindi brava Essence, perché stiamo migliorando con queste ciglia finte rispetto a quelle precedenti che erano qualcosa di abominevole. Continuiamo con il viso, passiamo al bronzing. È la terra da bronzing, non da contouring, che ho usato più di tutte è stata questa qua della Kiko Essential Bronzer numero 200 Warm and Lounge. Amiche mie di contouring invece sono state della Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Hoola di Benefit è questa palettina della Wycon, che mi ha accompagnato sia come terra da contouring, sia come blush che come illuminanti preferiti, tutti e tre. Continuando come blush, altri preferiti dell'anno: Chicken Lip Glow della Dior. Da poco è entrata a far parte della famiglia lo Shade Fusion numero 01 di Kiko. Continua ad essere, oddio, un preferito il Blush Up della Essence nel numero 20 Pinky Flow e Prism di MAC, che ho in questa palette qua, che si è un po' devastato questo. Poi, illuminante senza ombra di dubbio, il primo premio va al Mary Luminizer, che è quello che porto anche oggi. Yes, I like that. Io ho fatto anche il buco, con tanto di buco. Ok, sopracciglia, i miei tre prodotti preferiti in assoluto sono stati il Gimme Brow di Benefit, l'Eye and Brow Maestro di Giorgio Armani nel colore 06 Copal e l'Eyebrow Designer di Kiko in abbinato all'ombretto, quindi alla polvere messa dopo. Passiamo alle labbra. Matite labbra in assoluto, ve ne ho parlato fino allo sfinimento, le nuove matite della Kiko. Io ho la 303, 304, 305 e 316 della collezione prima di quelle lì, che era permanente, la numero 310, l'ho strausata, è stupenda.
E come matita, se dovete spendere un pochettino di più per una matita labbra buona, spendete in una matita come questa della MAC. Questa qua è Night Moth. Anche Current o Vino sono tre matite scure. Per quando dovete fare le labbra scure, una matita scura vi serve per forza. E Night Moth è fenomenale. Rossetti mi sono tenuta stretta, sono stata veramente brava. Ho preso 40, numero 40 la Sensuel di Chanel, che ho paura di uscire perché so che è rotto. Ma è questo colore stupendo, è bellissimo. Un altro preferito, anche se da poco, però veramente, cioè, guardate già come l'ho ridotto. Ce l'ho da pochissimo, veramente lo sto mettendo quasi ogni giorno, ed è Mare di MAC, un altro colore di MAC spettacolare. È Smoked Purple, questo viola scurissimo, bellissimo. Preferite dell'anno, scoperte dell'anno, io le vorrei tutte. Sono le tinte di Kat Von D, che però si trovano soltanto in America. Alternative momentaneamente italiane, abbiamo quelle lì di Sephora. Io ce l'ho nel colore 01, il rosso, e 13, questo rosa che provo sempre. Urla Claudia. Fantastiche tutte e due, se fossimo in America avremmo dei colori ancora più fighi, ma momentaneamente dobbiamo accontentarci. Dategli un'occhiata perché meritano veramente veramente tanto. Sapete che non sono una ragazza da gloss, ma i miei gloss preferiti sono stati questi e solo questi della Clarins, questo poverino. Non ne ho più, delle Clamino Embellisseur L'Evre Instant Light Naturally Perfector nel numero 0104. Fantastici tutti e due. Tools, passiamo ai pennelli. Quest'anno è stata veramente la scoperta dei pennelli della Ubu, ve ne ho parlato fino allo sfinimento. Abbiamo il numero 36, il numero 40, anche se vi dicevo che sono cambiati, questa cosa non ci piace, e il numero 31, che è il pennellino angolato. Mi stanno piacendo tantissimo, veramente una bella scoperta del 2015 per quanto riguarda i pennelli. Altra scoperta dei pennelli, i pennellini di eyeliner della Essence. L'Essence li ha tolti per essere rimpiazzati da questo, che però sono ancora meglio. Quindi, brava Essence. Ci piace questo change. Questo pennello, ragazzi, veramente vi cambia proprio le rules di tutto il gioco del make-up, del 221 di MAC. Io ce l'ho soltanto da un mesetto. Non potrei più fare un trucco occhi senza questo pennello. Cioè, è fantastico, è il pennello da sfumatura perfetto. Ve ne parlerò poi meglio nei preferiti di dicembre e gennaio, perché ho saltato i preferiti di dicembre. Però arriverà nei preferiti di dicembre il tools dell'anno, la scoperta dell'anno più grande per quanto riguarda i pennelli, va senza dubbio alla Beauty Blender. È la Beauty Blender. È la Beauty Blender, c'è poco da fare. Mi dispiace. Per quanto riguarda i profumi, tre profumi, aspettate che li devo prendere, che mi hanno accompagnato per tutto l'arco dell'anno sono stati Dolce Elisir dell'Erbolario, sta finendo, Misty Or L'Eau de Parfum, sta finendo anche questo, e Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. Questo proprio è il mio profumo. Uno di quei profumi signature per me, uno di quei profumi che proprio mi descrive, di quei profumi che sento tanto tanto miei, di quei profumi che finisco, ricompro, rifinisco, ricompro. Questi ragazzi erano tutti i miei top make-up e profumi per il 2015. Spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Non dimenticate come sempre di commentare, mettere like e iscrivervi. Seguirmi su Instagram come Claudia underscore Majorana oppure su Snapchat come Claudia underscore Ma io e noi ci vediamo al prossimo video e grazie per essere stati con me. Ciao! Ciao!